Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi è lunedì e come l'anno scorso tornano finalmente le richiestissime analisi gameplay. Infatti sono ricominciati tutti i vari tornei, comunque tra pro, anche se clandestini al momento, le varie blechi eccetera eccetera. E oggi dunque ho pensato bene di portarvi un match di altissimo livello, tra l'altro una partita che ho analizzato anche l'anno scorso e che ha riproposto praticamente gli stessi identici spunti anche quest'anno. E sto parlando di un match tra il fenomeno danese Anders Vergang e Maestro Squad, pro player francese all'interno della scena da anni ormai. È un match di Aligella Cup, anche molto avanzato all'interno della competizione, quindi mettetevi comodi perché come al solito ce lo andiamo a gustare. E in più state pronti perché da questa settimana e poi anche la prossima e quella successiva usciranno tanti tutorial sia per quanto riguarda speed boost eccetera eccetera, ma soprattutto su come attaccare e come difendere quest'anno. Quindi partiamo subito e andiamo a vederci questa partita. Eccoci qui dunque in game, come al solito vediamo anche quella che è la nostra schermatina lì in basso a sinistra della lavagnetta. E da sinistra verso destra attacca Anders in maglia nera, mentre da destra verso sinistra attacca Maestro in maglia francese. Subito vediamo uno schieramento a due punte per Anders, che quindi va a riproporre quello che è il suo stile di gioco dell'anno scorso. E qui subito uno spunto interessante, perché come ci aveva abituato a vedere l'anno scorso, anche quest'anno Anders caratterizza il suo gameplay con queste uscite altissime con i difensori centrali. Qui con una precisione assurda va a selezionare Marquinhos e nel momento in cui vedete De Jong non ha ancora la disponibilità del pallone, quindi praticamente con i tempi super giusti ci va addosso e gli va a recuperare il pallone ancor prima che lui abbia la possibilità di poter innescare i suoi compagni, perché come potete vedere qui c'era una scaletta pericolosa con Ronaldo che avrebbe potuto poggiarsi dietro e essere poi imbucato da Mbappé. Quindi guardate qui che uscita palla al piede di Anders con Marquinhos, che poi rilancia subito l'azione. Qui Fofana diciamo che non si esibisce proprio nel passaggio migliore possibile. Vedete qua poi R9 che prova una conclusione da fuori ad incrociare senza timed, che viene disinnescata da Donnarumma ancora una volta a seguito di quella che è però una azione molto rischiosa difensivamente da parte di Anders, che è un po' in controtendenza su quello che è il gameplay di quest'anno, che invece è un po' più attendivista in fase difensiva. Vedete come cerca di allargare bene la squadra di Maestro per poter imbucare centralmente, sembra sempre che i suoi giocatori si muovano sullo spazio e qui il gol effettivamente arriva. Ma andiamolo a vedere, perché questo è un gol che parte da lontano, perché qui lui sfrutta benissimo la fascia che è presidiata da Vinicius. Ottimamente cancella questa skill per far sì che dentro l'area di rigore si vada a inserire il suo Pelé. Questo cosa significa? Che questo inserimento tirerà via quest'uomo sicuramente. Nel centro Ronaldo andrà a fare questo movimento, necessariamente questo giocatore verrà attratto verso la palla e difatti è proprio quello che succede, perché si viene a creare lo spazio per l'azione. Guardate qui, anche se poi vengono a rientrare tutti i giocatori all'interno dell'area di rigore, Anders come è bravissimo a temporeggiare. Ronaldo si sta buttando ottimamente dentro, si viene a creare il corridoio centrale, palla che viene buttata poi facile facile con questo tap-in da R9. Quindi diciamo che, come potete osservare, quello che è diciamo lo schema ricorrente è sempre quello dell'azione che va dall'esterno verso l'interno per cercare di arrivare alla rete. Qui ancora una volta un recupero altissimo di Anders con Messi, poi R9 non può far altro qui che depositare in rete questo pallone con timed verde a giro, che insomma siamo stati abituati a vedere in lungo e in largo in questo avvio di FIFA 22. Tra l'altro molto bella la palla di Messi con il driven pass, e Anders che con questo 1-2 devastante si porta sul 2-0 in 10 minuti. Ma non pensate che la partita è finita, anzi è appena iniziata. Qui Maestro cerca l'imbucata, stava anche quasi per portarsi a casa il rimpallo, però Marquinhos rinviene e recupera. Hakimi poi, che si ritrovava in zona offensiva, riesce a ritornare su questa giocata. Però guardate come i due mediani di Anders schermino in maniera perfetta la difesa senza dover intervenire con i difensori, e quindi la possibilità che si vengano a creare dei solchi e quindi possibilità
offensive per il francese. Qui l'imbucata è ancora una volta verso Mbappé, ma Maestro è troppo frettoloso. Vedete come entrambi cerchino sempre negli ultimi metri il drive and pass, ovvero il passaggio teso che si esegue passaggio piuttosto del tiro di precisione. Quindi R1 oppure R2, che è fondamentale per poter cercare di arrivare alla rete negli ultimi metri ed è fondamentale anche nel tutorial sull'attacco che vedrete a breve qui sul canale, perché ho già bene o male la schedule bella piazzata, visto che arriva un periodo bello solido e incasinato a livello di impegni, ma non vi preoccupate perché Liberoschi ha già tutto sotto controllo. Qui ancora una volta vedete come Anders cerca di sviluppare la manovra in zona laterale, e qui aveva costruito ancora una volta un'azione incredibile che solo la CPU riesce a braccare, perché guardate qui il driven pass dentro verso Pelé, arriva questo Vieira praticamente dal nulla che ci mette il gambone ed evita il 3-0 del danese con Maestro, che si sarebbe ritrovato veramente in guai molto 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 grossi. Intanto anche in Danimarca, anzi mi sa che qui sta giocando in Germania dal headquarter dell'Ipsia, comunque hanno problemi di connessione perché avete visto il simboletto che fa su e giù ed è giallo. Qui Maestro cerca in tutti i modi di arrivare a costruire qualcosa, ma al momento, in questi primi 25 minuti, c'è solo un padrone del campo ed è Anders. Tra l'altro, non dimenticatevi che quest'anno Anders dovrebbe anche diventare finalmente eleggibile per poter competere, quindi questo rischia di diventare veramente un fattore super 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 di rottura all'interno della scena competitiva, perché insomma, giocatore del genere è veramente una cosa atomica. Qui l'ha trollata, nel senso che Maestro con questo schema da calcio d'angolo che vi ho fatto vedere l'ha costruita bene l'azione, Koulibaly fa una mezza cappellata, qui con Marquinhos avrebbe dovuto spazzare il pallone per evitare proprio questa cosa qui, ossia che nel contrasto si viene a generare l'opportunità per l'avversario di calciare in porta appunto sul rimpallo, invece cerca il controllo con la costruzione dal basso meme e quindi Maestro non può far altro che raccogliere questo regalo. Tra l'altro vi assicuro che non l'ha presa bene Anders, che è sotto di me, e questa è una cosa che magari qualcuno che guarda le sue live avrà notato tanto, ossia il fatto che comunque, visto che è molto abituato a vincere, quando si presenta la partita, tra virgolette, sbagliata e non riesce a vincere, insomma, le reazioni non sono proprio delle migliori. Mi auguro che qualcuno gli spieghi che non si può sempre vincere, anche perché, soprattutto a quell'età, quando sei un fenomeno e la maggior parte delle partite le vinci, piuttosto meglio analizzare perché si è arrivati alla sconfitta e non dare di matto come fa lui. Qui Maestro, rinfrancato da questo gol, cerca di incunearsi nella difesa del danese, che onestamente viene graziato. Qui, come potete vedere, gioia e dolori del suo stile difensivo, perché guardate qua. Praticamente apertissimo. Qui si porta Marquinhos in una zona dove assolutamente non sarebbe dovuto stare, perché guardate la sua linea difensiva come è scomposta. Qua praticamente era il posto di Marquinhos, se vedete sulla minimappa, invece in posizione di terzino. Quindi che cosa va a fare Maestro? Elude l'uscita alta del giocatore brasiliano, e qui in questa situazione si viene a generare una situazione di filtrante molto facile verso Mbappé, che appunto riceve il pallone, si ritrova totalmente a tu per tu, e qua paradossalmente è stato anche fortunato, non tanto perché Mbappé ha sbagliato il passaggio, ma perché attraverso quello che è appunto la CPU, Atal, che però è stato magistralmente selezionato da Anders, va a dare fastidio alla conclusione di questo Mbappé, che quindi mezzo sgambettato incespica sul sinistro e conclude a lato. Però comunque da lì, incespichi o non incespichi, insomma, la palla deve andare dentro. Dai, con Mbappé parliamo di un giocatore di quasi 2 milioni, 4 piede debole. È un po' surreale vedere la palla uscire. Quindi, onestamente, qui doveva ringraziare i santi in paradiso il nostro Anders e fare magari il pari con la situazione di prima, che era stata un po' sfortunata. Invece è stato totalmente impassibile, forse avrà capito e ha detto meglio così. Ancora una volta uscita molto alta di quel Marquinhos, che stavolta viene premiata. Guardate come sono due stili di gioco totalmente a confronto, con Maestro che magari è molto più reflessivo, mentre Anders è molto 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 più aggressivo, soprattutto nelle uscite, nella sua metà campo, e soprattutto anche davanti è molto più spericolato nel cercare sempre passaggi di prima, e è anche molto più abile, almeno da queste prime battute, ad aprire quelle che sono le file difensive dell'avversario. Qui guardate come fa benissimo lavorare quell'R9 da pivot per far salire il resto della squadra. Qui un driven pass centrale nella
quella zona ancora del fenomeno che però non viene raccolto. Maestro, guardate qui come si trova sempre in difficoltà nel dover creare la manovra, perché è praticamente soverchiato da quelli che sono i giocatori del danese. Guardate in questa situazione come il pressing altissimo di Anders abbia praticamente portato quelli che sono tutti i suoi giocatori nella metà campo avversaria. E questo appunto è un'arma a doppio taglio, perché puoi essere anche poi preso di bucata se non stai molto attento. Magari vi chiederete quanto usa di profondità per fare uno stile di gioco del genere. Non vi credete che magari utilizzi 100, basta un 70-80, con la possibilità magari di sfruttare la trappola del fuorigioco in maniera intelligente, e quindi far salire la nostra linea difensiva a dar fastidio all'impostazione dell'avversario. Qui ancora una volta si viene a creare questa situazione dove R9 e Mbappé sembrano poter scambiare, ma Marquinhos chiude in maniera perentoria, e questo Marquinhos a guardarlo mi fa pensare che forse è arrivato il momento di farlo atterrare nella mia squadra. 42esimo, saggiamente cerca di sfruttare anche quello che è l'ultimo minuto, quindi il 45esimo. Guardate come sempre vado a cancellare la McGee di spin. Ancora una volta qui gran tiro a giro di Pelé cercato, palla che esce non di poco, e Anders che ancora una volta in sottofondo si dispera in maniera un po' esagerata, onestamente, per un tiro che era abbastanza velleitario in quella porzione di campo. Finisce qui il primo tempo, partita al momento molto combattuta, perché nonostante i primi due gol di Anders, Maestro ha avuto un'occasione colossale di poter ritornare in partita con quel tiro di Mbappé che è finito clamorosamente fuori, ma la ripresa vi assicuro che sarà ricchissima di spunti e ricchissima di emozioni, quindi state molto molto attenti. Quindi 47esimo, Anders che stavolta attacca da destra verso sinistra in maglia nera, Atal in possesso palla, tra l'altro quella Atal è veramente un bel giocatore, io l'ho comprato, lo uso da super sub a centrocampo, può fare tutto definitivo, è oltre ad essere un'ottima alternativa a Hakimi e a Traoré. Qui si salva Maestro con Marquinhos, vedete come le difese di Maestro sono molto più a baricentro basso, seppur con il difensore centrale, ma sono molto più al limite della sua area, non porta mai i difensori troppo alto, anche perché sa che Anders è un prodigio nel punire in contropiede, quindi ci metterebbe 2 secondi a fare uno scambio veloce e appunto andarti a fare male in quel frangente lì. Ottimi qui i numeri di Mbappé, guardate come cerca Maestro di far arrivare il pallone a De Jong, la palla poi arriva a R9 e qui è un grandissimo gol questo da parte di Maestro, che magari è stato fortunato precedentemente nel rimpallo qui con Gullit, però bravissimo a fermare il pallone, qui può fare due cose, o appunto cercare magari il passaggio su Mbappé e il tiro di prima, o bravissimo quello che ha fatto, ossia il reverse elastico per andare a smarcare Marquinhos che viene mandato totalmente al bar, poi bravissimo ancora una volta a fare anche il timed finishing, rete del 2-2 e anche esultanza di Maestro che non si lascia scappare l'occasione di insomma innervosire l'avversario, che è notoriamente uno che non è proprio calmissimo in questi frangenti. Maestro che adesso sembra un attimino più in possesso della partita, vedete come continua a fare il suo gioco, palla che viene scaricata dall'esterno verso l'interno, adesso è lui a cercare sempre queste trame con De Jong che va a servire Neymar in zona larga, palla dentro verso R9, però stavolta è fuori gioco, però la giocata era di quelle che fanno male all'avversario, e difatti Anders era rimasto un attimo preso sul colpo in controtempo da questa giocata. Qui vediamo per la prima volta un'uscita a campo aperto con i difensori da parte di Maestro, che va effettivamente ad esporre la sua retroguardia ad un pericolo molto più grande, però rinviene benissimo Hakimi che allontana la minaccia. Tra l'altro in sottofondo c'è sempre Anders, io questa partita non l'ho vista in diretta, sto vedendo per la prima volta che reagisce in maniera veramente esagerata a tutte quelle che sono queste dinamiche di gioco, che sono insomma tranquillamente gestibili, nel senso è normale che da lì il difensore possa recuperarti. Qui Vinicius arriva davanti al pallone 2 volte, la palla gli scappa dai piedi, l'azione se l'era creata molto bene Anders. Guardate qui con R9 come lavora questa palla, coglie in controtempo sull'uscita errata da parte di Maestro con la sua linea difensiva, palla dentro verso Vinicius che però ha un aggancio difettoso, tira, viene sbilanciato, tira, perde il controllo della palla con l'apporto di Hakimi che va a dar fastidio. Quindi anche in questo frangente è stato un po' fortunato, considerando che si era venuto a creare veramente uno spazio molto grosso per il Vinicius di Anders. 65esimo, match che sembra essersi un po' più acceso nella ripresa. Qui, come vi dicevo, uscita abbastanza scellerata di Anders,
che a proposito del suo stile di gioco paga appunto l'eccessiva aggressività, perché guardate qui in questa occasione lui va esattamente a prendere Koulibaly per traccare quella che è la corsa di, del Mbappé di Maestro, che però improvvisamente cambia direzione, legge quello che è il movimento del suo avversario. Guardate qua come Mbappé sta andando dritto, Maestro sfrutta poi quello che è il cambio direzione proprio di Mbappé, manda nel corridoio che si viene a creare col Koulibaly di Anders, che era uscito colpevolmente troppo alto. E onestamente qui vi dico che ha anche rischiato tantissimo Maestro, perché qua c'è la traiettoria pulitissima per tirare sul primo palo, magari anche senza timed. Arriva la palla al centro verso R9, che era marcato e sarebbe potuto essere autobloccato da Theo Hernandez, e invece la spara dentro con il più classico dei tap-in per quella che era rete del 3-2, che porta per la prima volta in vantaggio il francese in questo match. Quindi rimonta completata, ed è insomma un qualcosa di cui non siamo proprio abituati quando guardiamo le partite di Anders, visto che spesso gli avversari, frustrati dallo svantaggio, si buttano in avanti per cercare di recuperare, e il danese sempre finisce per dilagare. Qui ancora una volta una giocata errata da parte di Anders, che si fa prendere dal nervoso, perché qua davanti la porta c'era tutto lo spazio per poter fare il pallonetto. Sapete che i pallonetti col timed finishing riescono tranquillamente a entrare, mentre cerca questa finta. Andando a fare questa finta si viene a ridurre quello che è l'angolo di tiro, che viene ridotto sia dal portiere sia da quattro difensori che praticamente vanno a braccare Pelé, e c'è la parata dunque di Van der Sar, che interviene e sventa la minaccia. De Jong va a completare poi il disimpegno. Guardate Maestro come cerca in tutti i modi di avere una transizione d'uscita del pallone il più pulita possibile, con questi cambi di gioco che vanno insomma anche a frustrare l'avversario, e sapendo che l'avversario è molto molto triggerabile e esce spesso alto, insomma questo può tranquillamente premiare il francese con degli spazi sul quale andare poi in contropiede. Qui gran numero di Messi che se ne va sulla fascia, bello il filtrante verso Pelé, tutte le palle date con i tempi giusti da parte di Anders. E qui gran parata di Van der Sar, avrebbe potuto cercare magari il timed finishing per segnare, perché l'angolo di tiro era ridotto. Ancora una volta si viene a creare questa situazione in cui Córdoba da dietro sbilancia un po' il tiratore, però Van der Sar si oppone proprio per questo motivo alla conclusione. Qui battuta del calcio d'angolo vicina, Anders cerca questo schema manovrato, ma l'elastico non trova il successo sperato, e occhio qua perché si viene a creare una prateria incredibile con Mbappé che se ne va in campo aperto, Marquinhos che insegue come può il francese, ottimo l'elastico sull'esterno, la palla dentro e Ginola praticamente chiude questo game, un praticamente contropiede magistrale da parte di Maestro, che con l'elastico lì praticamente rientra e serve al centro dell'area il francese Ginola, per non far triggerare gli amici da casa, visto che le pronunce sono importanti, per la rete del 4-2. Manca veramente pochissimo. Anders, anche da quella che è la mimica del corpo, sembra aver un po' mollato il colpo, aver patito questo gol del 4-2. E Maestro è stato veramente bravissimo a giocare su quelli che sono i nervi dell'avversario, perché dopo i primi 20 minuti Anders sembrava veramente in controllo del match. In questi ultimi 5 minuti le emozioni saranno veramente ben poche, con Anders che all'88esimo ha questa chance per cercare almeno la rete del 4-3, palla dentro verso Pelé, anche se sono abbastanza convinto che questo era un passaggio verso Messi e non verso Pelé. Ancora una volta Van der Sar esegue un gran miracolo, Fofana poi qui sbaglia il più facile degli appoggi, e insomma la partita si conclude con la sconfitta di Anders e la vittoria di Maestro, che mostra un gameplay veramente veramente solido sotto questo punto di vista. Quindi, raga, come prima analisi gameplay ci tenevo a portarvi, insomma, due sfidanti di altissimo livello. Fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere soprattutto se volete che questo format, dopo essere tornato, continui, penso, ogni lunedì. Salutiamo le ambulanze, vi ricordo in descrizione trovate tutti i link dei nostri partners, in più la piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!